Buongiorno gente, finalmente torno e soprattutto torno con un video molto interessante perché era tanto che non facevo un video haul, soprattutto anche a livello di saldi. Senza che mi perdo in chiacchiere, decido di iniziare con gli acquisti riguardante action figure. Sapete che sono un'appassionata e come sempre vi invito a seguirmi sui miei due profili di Instagram. L'ultima passione che ho al momento, e lo vedete da questo video qui, sono i Funko o i Funko, come dicono in tanti, Funko Pop. Funko Pop, insomma, i pop. E l'ultimo acquisto che ho fatto è stato lei, Catwoman. Adoro, è un personaggio che ho sempre amato della DC e la amo tantissimo. Come vedete, è quella in stile del cartone anni 90 di Batman. E adoro, è bellissima, è fatta veramente bene. Come potete ammirare, c'è la frustina e la trovate comunque a buon prezzo. È bellissima, è di un'edizione al momento che racchiude diversi personaggi degli anni 90 di Batman. Altro acquisto riguardante action figure, come potete ammirare, sono appassionata di Sailor Moon, cioè io amo Sailor Moon. Come sapete, stanno girando tantissimo le action figure di Sailor Moon e io tanto tempo fa avevo acquistato la prima action figure che avevo trovato a un prezzo irrisorio, Sailor Moon, che era bellissima. Poi mi è stata regalata Sailor Mars e a questo punto ho detto voglio iniziare proprio la collezione intera, anche perché proprio adesso stanno uscendo le altre guerriere, ovvero Sailor Urano, Nettuno, Pluto e Saturn. E proprio per Saturn è quella che mi è piaciuta da impazzire. Ha un design veramente fenomenale e soprattutto mi piaceva perché è stata ricreata veramente bene. La falce è qualcosa di spettacolare. Poi mi piace tantissimo perché sono delle figure perché non vi obbligano a tirare fuori proprio l'oggetto in sé, quindi lo potete lasciare nella scatola, si mantiene. E se le volete, correte perché stanno salendo di prezzo e sono disperata perché Sailor Jupiter e Sailor Venus sono quelle più rare e soprattutto stanno salendo di prezzo, quindi se vi interessano, correte. Decido di continuare sulla parte abbigliamento, così poi finiamo con la parte make-up. Allora, sono passata da The Zenith, non ho visto niente in saldo, però mi servivano delle mutande nuove e ho approfittato sempre alle classiche promozioni, ovvero prendi 3 e paghi tot. Guardate che carine, soprattutto questa mi piaceva tanto e l'ho presa anche così. Guardate che carina, veramente molto molto carina. Beh, spero non vi scandalizzate perché ragazze sono mutande, cioè non c'è niente di male. A livello d'abbigliamento continuo con lui, Stradivarius. Devo dire che è stato un negozio che puntavo perché comunque già tempo fa avevo adocchiato qualcosa, ma a prezzo pieno non mi andava di acquistarlo. Io ho acquistato due capi in saldo e un capo a prezzo pieno perché è nuova collezione, anche se devo essere sincera, secondo me non era nuova collezione, però vabbè. Parto dal capo non in saldo e me ne sono innamorata follemente. È questa camicia di raso che adoro. Vedete, ha questo scollo a V, poi mi piace perché dietro è ripreso, vedete? Va molto morbida sul corpo, è molto molto bella. Poi sapete, questo un po' stile bianco così con questi fiori mi piace tantissimo. Mi piace anche il fatto che le maniche sono raccolte e soprattutto se lo voglio slacciare posso lasciarle lunghe senza problemi. Molto molto carina, mi piaceva tantissimo. Poi sto rivalutando molto le camicie. Poi capo in saldo è stata questa camicetta qua, eccola qua. Manica normale col bottone a clip, lo scollo è così con questi volant e questi laccetti che si incrociano con la trama così tarta in mezzo trova il boscaiolo che è in te. Ultimo capo è stata questa maglia qui. Allora, sembra una normale maglia fucsia, anzi magenta, bello sparato, che a me mi piace tantissimo perché è un magenta acceso, però rimane comunque cupo, no? Ha questa lavorazione qui. Poi mi piace perché con me che sono mora questo colore risalta invece di incupirsi. Per finire concluderei. Ah no, che dico? Io ho anche gioielli. Sono passata da Pandora. Io ci sono passata e devo ringraziare Lidia perché ha avuto una grassa pazienza. Secondo me si stava un po' scocciando a stare lì. Pandora adesso c'ha una bellissima offerta, cioè vale a dire, vi applica il 30% di sconto se acquistate un terzo charm, cioè vale a dire che se ne comprate due e poi ne prendete un terzo, vi applicano il 30% di sconto, quindi è come se ne comprate
due soltanto. Ho scoperto sul momento che avevano selezionato un gruppo di charme e io purtroppo su quel gruppo ne volevo solo uno. Quindi ho chiesto se teoricamente il 30% valesse lo stesso, ma ha detto sì, in questo caso comunque vale sempre se ne acquisti anche solo uno. E quello che ho fatto è stato di acquistare però in più una catenella. Adesso lo potete vedere, ho due bracciali di Pandora. Avevo questo secondo bracciale nel cassetto che praticamente non utilizzavo perché per esperienza personale andare in giro con il bracciale di Pandora senza la catenella mi metteva il terrore, perché purtroppo mi è capitato che non avevo chiuso bene una volta un bracciale e ho rischiato di perderlo, quindi non l'ho mai messo. E finalmente ho detto fammi fare questa cosa, che finalmente un po' di soldi ce l'ho e voglio acquistare la catenella. Non ho il pacchettino perché mi ero portata il bracciale appresso. Questa è la garanzia, come sapete, perché avete la garanzia di 2 anni per ogni oggetto di Pandora che avete comprato. Ho preso lo charm a forma d'orchidea che amo follemente e che ho deciso di inserire nel primo bracciale, perché praticamente il primo bracciale racchiude tutto quello che è la mia vita, quello che sono io. Poi in più ho acquistato questa catenella, che però invece di inserirla nel secondo bracciale l'ho inserito nel primo. Col fatto che il primo bracciale è quello a cui tengo di più assolutamente, questa catenella veramente si chiude a clip come le clip normali e soprattutto ha questa linea, come vedete, con tutti questi diamantini, la scritta Pandora. Il design è veramente bello, elegante, e poi mi dà un po' più di sicurezza invece di essere la normale catenella che può rischiare di sfilarsi. Mi piace tantissimo e sono contenta, pur avendo fatto questa spesa, veramente contentissima perché finalmente posso utilizzare anche il secondo bracciale. Adesso arriviamo all'ultima parte, ovvero il make up. Gente, allora partiamo da una cosa semplice. Kiko. Allora, sono passata da Kiko perché tiene gli sconti per i pennelli. Non li ho ancora usati, sono questi due. Devo dire che mi piace tantissimo la linea dei pennelli nuovi di Kiko, devo dire che non sono male. Il pennello numero 8 mi ha detto la ragazza di essere specifico per le polveri, cioè per la cipria. Io devo essere sincera, l'ho comprato più che altro per fare il contouring, perché vedete, per fare questa parte qua, perché devo dire che la cosa che mi piace di questi pennelli è che sono morbidissimi. Secondo e ultimo pennello è il numero 12, che è questo qua, vedete? Normale, a ventaglio, per applicare l'illuminante. Vediamo, li utilizzerò, vedrò un po' come sono e vi farò sapere. Penultima cosa che ho acquistato è stato da MAC. Allora, lunedì sono andata a fare acquisti con Lidia. Se mi seguite su Instagram sapete che ero partita agguerrita perché volevo andare da Sephora e comprarmi un bel po' di cose. Io vi giuro che qualunque cosa volevo non c'era. Le palettine di Huda Beauty o la palette di NARS. Ero tentata di acquistare la palette degli illuminanti di Huda Beauty, però ho detto alla fine non so quanto potrei utilizzarla e soprattutto non mi va di fare un acquisto così a buffo che non so manco quanto potrei utilizzare e soprattutto non so quanta soddisfazione mi può dare, perché ragazzi, cioè, se si spende è perché uno vuole uscire soddisfatto e non pentito. Siamo ovviamente andati da MAC su tot cose che mi interessavano e che anche lì non c'erano, che erano sold out. Alla fine ho trovato l'illuminante Superb. Questo ne ha parlato tantissimo Passion Makeup 89. Ne parlava come un illuminante effetto glow fantastico. Come vedete è bello scuretto, però non vi colora più di tanto, ve lo dico subito. È quello che ci ho applicato oggi e come vedete infatti regala questo effetto stupendo, super glow. Mi piace tantissimo perché non vi dà altro colore, è proprio questo effetto glow bagnato sul viso, elegante, sofisticato, che non sbatte per niente. E chiudiamo con l'ultimo prodotto che non bramavo dal 2017 proprio. La Subculture. Tutti parlano di Anastasia Beverly Hills e ovviamente come voi anche io l'ho sentita citare. Devo dire, una palette che appena l'ho vista, cioè, me ne sono innamorata subito. Questo perché mi piace una palette che possa avere dei colori pazzi, che però al tempo stesso sono colori che comunque si possono utilizzare nell'arco della giornata, possono sembrare forti, ma comunque secondo me riuscite a tirare fuori dei look sia giornalieri che sia particolari. Io l'ho acquistata tramite Cult Beauty. Fatemi dire che è un sito eccezionale. Intanto avevo acquistato non sapendo in quanto tempo mi sarebbe arrivata, quindi diciamo che ho avuto un po' di problemi con l'arrivo perché non avevo capito
capito bene come funzionava, perché io come una deficiente non ho letto nel momento in cui stavo pagando, perché ero presa dal sei mia ti voglio, quindi non ho fatto caso a quello. Però per fortuna mi è arrivata, è intatta, cioè me l'hanno fatta arrivare perfetta. Per me il sito è promossissimo, un domani se vorrò fare un bel acquisto so che mi posso fidare di questo sito. Vi ci farò dei tutorial e poi soprattutto fatemi dire che però è una palette molto criticata, perché dicono essere una palette polverosa. Ora io non vorrei dire niente, però tanti brand creano dei prodotti polverosi, ma non ho mai visto nessun prodotto criticato come questo qua. E poi fatemi dire che voglio prendere in atto il consiglio di Mr. Daniel di utilizzare questa palette quando si ha tempo, perché avendo una componente polverosa è meglio utilizzarla con calma e lavorare bene il prodotto. Non vedo l'ora di utilizzarla, devo essere sincera, un po' c'ho paura pure a utilizzarla perché l'ho bramato tanto che adesso me la guardo, me la spizzo ogni tanto, ma ancora non l'ho utilizzata. Sinceramente fatemi stare meglio, così vi posso fare dei look totali. E niente, sono contentissima, gente, mamma mia quanto la volevo troppo. Io con questo, gente, vi ho mostrato tutto. Scusate se in questo video magari sono stata un po' confusionaria, se c'è qualcosa che non avete capito chiedete, scrivete. Aspetto di sapere la vostra, aspetto di sapere se ci avete da consigliarmi qualcosa. Come sempre vi mando un grosso bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!